Buongiorno dal Corriere di Sciacca, benvenuto al consueto appuntamento quotidiano con l'informazione. Oggi è martedì 4 ottobre. La direzione investigativa antimafia, su disposizione del procuratore di Agrigento Salvatore Velle e del pubblico ministero Gloria Andreoli, ha eseguito un sequestro di beni a carico di una imprenditrice agrigentina attiva nel settore dell'assistenza a anziani e disabili, indagata per appropriazione indebita ed autoriciclaggio. Sigilli a 10 immobili e 2 conti correnti bancari intestati alla donna per un valore complessivo di 750.000 euro. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha concesso la riabilitazione all'ex presidente della regione siciliana Salvatore Cuffaro, condannato a 7 anni di carcere per favoreggiamento alla mafia. Il provvedimento fa cessare gli effetti penali della condanna. Resta comunque, nonostante la riabilitazione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici stabiliti dalla sentenza. Dunque Cuffaro non si potrà ancora ricandidare per i prossimi 7 anni, come prevede la cosiddetta legge spazzacorrotti. Prosegue la protesta degli olivicoltori e sono sempre più partecipate alle riunioni che vengono organizzate. Ieri sera incontro a Calamonaci, questa sera una manifestazione prevista alle ore 20:30 a Sciacca in piazza Angelo Scandaliato. Sono circa 300 i produttori olivicoli del comprensorio che hanno deciso di sospendere la raccolta delle olive. Protestano contro i titolari dei frantoi che non intendono fissare preventivamente l'entità del prezzo di conferimento delle olive. Niente sagra del fico d'India a Santa Margherita Belice, dove il maltempo ha compromesso il raccolto. È una delle gravi conseguenze del nubifragio dei giorni scorsi, che ha provocato danni anche alla viabilità urbana e rurale. La Giunta Comunale di Santa Margherita Belice ha approvato ieri la delibera di dichiarazione dello stato di calamità naturale, che ora verrà trasmessa alla Regione Siciliana. Adesso sono previsti sopralluoghi dell'Ispettorato del Lavoro per accertare i danni nelle singole imprese e aziende agricole. I gesti incivili di abbandono rifiuti davanti al cancello dell'isola ecologica di Sciacca e 2 incendi di probabile natura dolosa nelle ultime ore sono oggetto di indagini da parte delle forze dell'ordine. Ma è ormai chiaro che l'unico modo per fermare questi gesti incivili e criminali è la repressione attraverso una videosorveglianza, attività che ha già permesso al comune di debellare il fenomeno delle discariche abusive in altri punti della città. L'Assessorato Comunale ai Servizi Demografici del Comune di Sciacca ha provveduto a inviare agli uffici un atto di indirizzo per modificare il regolamento comunale riguardante i riti civili. L'atto di indirizzo ha l'obiettivo di fare svolgere i matrimoni civili non solo presso il municipio, ma anche presso strutture ricettive private ed edifici, in particolare pregio storico, architettonico, ambientale e artistico. La produzione di Canale 5 ha scelto Luna, un altro cucciolo proveniente dal rifugio di Santa Margherita Belice, fondato 8 anni fa da Chiara Calasanzio, per la trasmissione Striscia la Notizia. Si tratta di una rinuncia di proprietà, ossia i proprietari del cane non potevano occuparsi di lei e Oana si era fatta avanti. Solo qualche giorno fa è scampata l'alluvione che ha distrutto parte dell'oasi. Ieri sera la piccola Beagle ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo sul bancone di Striscia la Notizia. È tutto, grazie per averci seguito, buona giornata. Restate su corrieredisciacca.it e sulla pagina Facebook.